Taglio del cuneo fiscale o flat tax? E soprattutto, con quali risorse andremo a bussare di nuovo alla porta e chiedere un maggiore deficit, salvo poi cambiare idea e ritornare sui nostri passi, come ha già fatto 2 volte Conte Tria? Ma intanto partirei da quest'ultima affermazione. Abbiamo proprio questa settimana votato in aula alla Camera dei Deputati l'assestamento di bilancio confermando il 2,04% che avevamo messo in legge di bilancio, che significa che non abbiamo fatto nessun ripensamento, abbiamo detto una cosa e fatto quello che avevamo detto. Qua non è tanto una questione di fai la flat tax o fai l'abbassamento del cuneo fiscale. Intanto parti da quello che puoi fare con i conti che hai. Noi abbiamo proposto l'abbassamento del cuneo fiscale e trovato i 4 miliardi per abbassare il cuneo fiscale. Sento parlare tanti, non soltanto la Lega, di fare la flat tax, ma ancora, e sfido chiunque a dirmi che non è così, sul tavolo di Palazzo Chigi, quindi dalle mani del Presidente Conte, non c'è una proposta con fondi trovati per fare la flat tax pura, come qualcuno la paventa. Qui è una questione oggettivamente, tanto per cambiare, di racconto e di realtà. La realtà è che noi siamo pronti a fare l'abbassamento del cuneo fiscale e andare in una prospettiva di flat tax, perché ripartendo l'economia si possono trovare i fondi per andare verso quella direzione. Ma dire soltanto ogni giorno io voglio la flat tax, i 5 Stelle non me la fanno fare e poi non porti una proposta vuol dire che stai campando sulla pelle degli italiani. Poi per dire una cosa sempre legata all'economia, rispondendo a Giorgia Meloni che oggi è al Mise a manifestare. Beh, questo è un governo, è il lavoro del ministro Di Maio soprattutto, che ha avviato quei 200 tavoli di crisi, perché c'erano 200 crisi in corso da anni, Blu Tech ad esempio è una di queste che stiamo cercando di risolvere, e se questa gente oggi non è già in mezzo alla strada è perché abbiamo ripristinato la cassa integrazione che col Jobs Act Renzi e la sinistra del sociale avevano rimosso, perché con quella legge oggi sarebbero in mezzo alla strada. Queste persone invece oggi continuano a respirare grazie al ministro Di Maio. Poi è ovvio che l'obiettivo è reindustrializzare, far ripartire l'economia e far lavorare questa gente, ci mancherebbe altro, però intanto Allora, sotto un ponte non li potevamo ci mettere dobbiamo certamente. fermare.